il sindaco la vede nella sua giusta e legittima maniera, noi la vediamo dalla nostra e pensiamo che il motore termico debba sopravvivere oggettivamente. Certamente c'è una modalità che si chiama neutralità tecnologica che noi vogliamo usare, che è quella di avere dei combustibili non climalteranti che quindi non emettono CO2 nell'aria. Questo è il nostro obiettivo. Credo che tutto il centrodestra, che in questa elezione europea ha dimostrato di essere in forma, farà quello che deve fare all'interno dell'Unione Europea per cercare di portare questo risultato. Quindi la posizione è questa, spostare di 15 anni? Ma spostare non lo so se serve, a me serve dare certezza agli imprenditori, quindi io credo che per loro sia fondamentale capire, soprattutto i costruttori e anche la nostra filiera della componentistica, capire se l'Europa andrà in quella direzione. Io spero e auspico di sì, perché portare tutto elettrico potrebbe voler dire distruggere una parte importante della nostra industria e della nostra storia. Come si può, dal suo punto di vista, anche dal punto di vista imprenditoriale, visto che le imprese si sono riprogrammate in questi anni dal loro punto di vista, può avere ripercussioni su Torino? Di trasportare tutto più avanti? Sì. No, io credo di no. Cioè, le imprese oggi sono molto attente agli investimenti. Certamente il costruttore Stellantis ha investito molto e quindi sull'elettrico certamente va. Però vedete che l'ibrido sta riprendendo piede, c'è un po' di attenzione, che poi era quello che diceva anche il dottor Tavares quando ci ha incontrati. Cioè, il futuro dell'auto per lui era l'ibrido. Certamente invece per la nostra componentistica questa transizione c'è, ma è una transizione soprattutto sui macchinari, sulla capacità di efficientamento, eccetera, ma ancora il core business è quello lì. Noi abbiamo creato la Motor Valley apposta, insomma vogliamo continuare ad avere qua design, ingegneria e produzione. Questi sono i nostri obiettivi e li vogliamo fare anche insieme all'Europa. Assessore, una delle battaglie che le istituzioni hanno fatto sono state quelle di fare in modo che Stellantis portasse un nuovo modello a Mirafiori e su questo con la 500 ibrida ci siete riusciti. Ora il secondo passo resta l'aumento dell'occupazione. Sì, l'aumento dell'occupazione di Stellantis sicuramente ci sta a cuore, ma questo è legato direttamente al fatto che il secondo modello possa portarla. Certamente in questa fase va un po' meglio l'aerospazio e di questo siamo contenti di aver aperto la traiettoria, però io credo che l'auto sia ancora oggettivamente in grado di fornire occupazione al netto del secondo modello, quindi lavoriamo per quello. Va bene, grazie.